Cuba si chiude la 12ª edizione del Linghe Calne Junior, numeri importanti, direi che è andato tutto bene. Sì, come staff organizzativo siamo molto soddisfatti della riuscita della manifestazione. Con oggi si conclude la 12ª edizione, siamo contenti e fieri di quello che abbiamo fatto, è una grandissima cornice di pubblico, ma soprattutto con un clima sereno, disteso, come dovrebbe essere sempre quando giocano un ruolo importante appunto i bambini. Quanto lavoro è stato fatto per raggiungere questo risultato? Beh, sicuramente alle spalle c'è una macchina organizzativa molto importante, a tal proposito volevo ringraziare un amico che mi accompagna ormai da 12 anni in questa riuscita di questo torneo, che è Roberto Martin, quindi sicuramente c'è un lavoro alle spalle importante, ma lo facciamo con l'intento ogni anno di far comunque divertire i bambini e di dare un'immagine pulita e serena di quello che dovrebbe essere il calcio di base. Andando proprio sul campo, si è visto qualcosa di interessante dal punto di vista tecnico? Beh, sicuramente sì, ci sono stati bambini che hanno comunque evidenziato abilità tecniche importanti, quindi si vede che durante l'anno con questi istruttori c'è un lavoro di base costruito insomma giorno per giorno e quotidianamente. Io credo che al di là di questo comunque sia, a questa età i bambini l'aspetto principale è il divertimento. Non bisogna considerare il risultato una priorità assoluta, bisogna sapere accettare la vittoria e la sconfitta senza enfatizzare troppo nell'una e nell'altra. Sicuramente sono bambini che avranno ulteriori opportunità di divertimento e di confronto, devono vivere il calcio serenamente, così come gli istruttori e i genitori. Questo è l'aspetto principale. Poi è chiaro, ci sono bambini anche a questa età più portati degli altri, però l'aspetto importante è far divertire tutti indipendentemente dalle capacità e dalle abilità.